piove di sacco, oltre un migliaio di persone per l'addio alla 14enne investita e uccisa mentre stava andando a scuola a Dolo, il ricordo dei genitori e della sorellina, il parroco sulle polemiche per la dottoressa indagata, non giudichiamo. Ucciso da un 17enne che gli ha sparato in Texas, forse per uno scambio di persona, shock tra Marghera e Spinea per l'omicidio del 47enne Paolo Tescari, da anni viveva negli Stati Uniti. Sono stati anni pesantissimi, venivamo avvertiti poche ore prima dell'arrivo di centinaia di migranti, lo sfogo dell'ex prefetto di Venezia Cuttaia, assolto nel processo sulla gestione del centro di Cona. Arresto e braccialetto elettronico per due cittadini stranieri che hanno picchiato e rapinato un 44enne, presunto amante della moglie di uno di loro. Ecco la mia vita nel degrado di una casa ater, il drammatico racconto di Alessandro, 53enne di Mestre, costretto a vivere con l'anziana madre disabile al 100% tra pareti ammuffite e muri che cadono a pezzi. La 22esima edizione del Presepe di Sabbia Jesolo avrà una scultura dedicata a Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a Mestre per aver difeso una ragazza da una rapina. Domani dalle 8 alle 14 i gondolieri sub torneranno a immergersi nei canali di Venezia per recuperare i rifiuti ammassati sui fondali. Nell'ultimo intervento recuperati 1600 kg totali. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, l'ultimo saluto a Eleonora Chinello, la studentessa investita e uccisa a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre stava andando a scuola a Dolo nella Veneziana, una vicenda che ha avuto dei risvolti anche eclatanti. Oggi dunque l'ultimo saluto a questa ragazza. Solo la musica dell'organo della chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco rompe il silenzio che accoglie l'arrivo della bara di Eleonora Chinello, la 14enne investita ed uccisa lo scorso 28 ottobre mentre stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Papà Massimiliano e mamma Silvia stringono le mani di Maria Vittoria e Luigi, la sorella e il fratello di Eleonora. Ad attenderli tutta la comunità di Sant'Angelo, più di 1000 persone che hanno stipato il Duomo e il Sagrato. È il giorno del silenzio oggi, dopo tanto clamore mediatico legato anche all'inchiesta che ha visto indagata la dottoressa del pronto soccorso di Piove di Sacco, accusata di non aver soccorso la giovane. Padre Enrico Piccoli, nella sua omelia, ha ricordato come Eleonora ci insegna a non avere rancore e a non cercare un colpevole da condannare. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, perché nessuno ha cercato la morte di Eleonora, nessuno l'ha voluta. È andata così e non è giusto. In chiesa e fuori anche i compagni di scuola di Dolo che hanno ricordato quanto sia silenziosa ora la classe senza di lei. In molti hanno un pensiero per Eleonora, anche la sorellina Maria Vittoria. Tu per me sei sempre stata la sorella maggiore, soprattutto la sorella migliore, ma anche Luigi non se la cava male. Adesso ci hai lasciato un vuoto enorme nel cuore. Io, quando l'ho saputo, mi sono messa a piangere e mi sa che tu non avresti voluto. Ah, e mi ricordo di quando ballavi senza paura che io ti prendessi in giro. Ora che te ne sei andata non potremo più fare ste cose. Ora ti saluto e spero che tu sarai sempre pronta ad aiutarci. Ti voglio un mondo di bene, la tua sorellina Maria Vittoria. La mamma con orgoglio racconta quanto Eleonora si impegnasse anche in casa. Vice cuoca di casa, vice mamma di tuoi fratelli. Luigi ti immagina seduta a studiare di sopra, mentre Maria Vittoria cerca di mascherare la tua assenza impartendo ordini a tutti. Eri saggia e responsabile, sempre pronta a darmi una mano e ad ascoltare le mie lamentele. Un dono arrivato in punta di piedi. Amore mio, ora sei la luce più luminosa. Siamo orgogliosi di averti messa al mondo. Conoscendoti, vorresti abbracciarci tutti, anche il ragazzo che hai incrociato lunedì, per provare a dargli un po' di sollievo alle sue pene. Riposi in pace, avvolgici con la tua dolcezza e spensieratezza della tua giovane età nei pensieri oscuri che ci affliggeranno. Veglia su di noi, angelo caro. Molti momenti felici passati insieme, come quelli ricordati da papà Massimiliano. Grazie a questi momenti tu sarai sempre viva nel mio, nel nostro cuore.
Ciao Ele, salutami il nonno Giacomo e digli che prima o poi ci rincontreremo e faremo una grande festa. La bara, coperta di rose bianche, è poi uscita sul sagrato, dove ad attenderla c'erano i compagni di classe che hanno salutato Eleonora, liberando in aria decine di palloncini bianchi. Paolo Tescari, 47enne, cresciuto tra Marghera e Spinè, è stato ucciso in Texas, negli Stati Uniti, dove viveva da 14 anni, sconvolta la comunità della città Giardino. Potrebbe essere stato per uno scambio di persona che Paolo Tescari, 47enne, originario di Marghera ma trasferitosi in Texas nel 2010, è stato ucciso giovedì scorso da un 17enne. Sembra che Tescari gli avesse chiesto una sigaretta, poi il colpo di pistola. Uno, fatale. Un passante avrebbe assistito all'omicidio, chiamando i soccorsi e raccontando ciò che aveva visto, anche fornendo una descrizione dell'assassino, poi fuggito a bordo di un veicolo. I soccorritori hanno cercato di rianimare Tescari, ma non c'è stato nulla da fare, mentre il 17enne sospetto è stato bloccato e fermato poco lontano. Si trova in carcere e sembrerebbe abbia già confessato, ha scritto la sorella di Tescari in un post su Facebook, che prosegue: Paolo non ha vissuto una vita violenta. Una testa dura sì, si legge, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Anche suo marito, originario di Treviso, ha spiegato che Paolo sarebbe stato ucciso per un malinteso. Cresciuto tra Marghera e Spinea, di padre italiano e madre americana, Tescari si era trasferito in Texas 14 anni fa dopo la morte del padre, stimato professionista del Veneziano. Sconvolta la comunità della città Giardino, che esprime vicinanza alla famiglia. Lui ha vissuto tanti anni a Marghera, dalla quale è andato via circa 15 anni fa. Io non lo conoscevo, ma sono sempre situazioni deplorevoli che ci lasciano un po' l'amaro in bocca. Noi siamo oggi vicini alla sua famiglia. Non anticiparono l'arrivo delle ispezioni ai gestori del centro. Assolti per questo l'ex prefetto di Venezia Domenico Cutaia e l'allora vice Vito Cusumano, condannati per truffe invece i responsabili della cooperativa che aveva in gestione il centro migranti di Cona. Sono soddisfatto per me, perché è il riconoscimento anche della lealtà, dell'onestà con cui ho svolto il mio servizio, per i miei colleghi, perché sono stati assolti anche loro con la formula piena, e per l'immagine della prefettura. Dopo 6 anni si è chiuso con l'assoluzione il processo che ha visto coinvolto insieme ad altri l'ex prefetto di Venezia Domenico Cutaia, accusato di falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio per irregolarità nella gestione del centro di accoglienza migranti di Cona nel periodo tra il 2015 e il 2017. Sono stati anni di disagio da questo punto di vista, di grave disagio, però adesso, come dire, tutto viene cancellato con una sentenza di assoluzione piena, che mi ridà anche il senso della vita di relazione, perché io onestamente, con questo peso che avevo addosso, avevo abbandonato un po', ecco. Il Tribunale di Venezia ha scagionato anche l'allora viceprefetto Cusumano e la funzionaria del settore immigrazione Spatuzza. Per la procura, Cutaia, difeso dagli avvocati Madia e Rucco, aveva comunicato in anticipo alla cooperativa che gestiva il centro l'arrivo delle ispezioni e dichiarato il falso alla commissione parlamentare alla cabina di regia sull'immigrazione. Riconosciuta invece la truffa ai danni dello Stato a carico di 3 ex responsabili della cooperativa padovana Edeco e incaricata della gestione del centro. Per loro pene da 1 a 2 anni e mezzo per aver utilizzato meno operatori rispetto al numero indicato nel bando di gara. Cutaia, oggi in pensione, ricorda le difficoltà vissute in quel periodo. Sono stati anni pesantissimi, perché noi ci trovavamo in gravissime difficoltà. Spesso noi venivamo avvertiti la tarda sera prima, che l'indomani sarebbero arrivati 200-300 persone. Quindi si rende conto della oggettiva difficoltà
difficoltà che avevamo a sistemare nel giro di poche ore, spesso notturne, di sistemare queste persone che avevano bisogno di un tetto, che avevano bisogno del cibo. Secondo l'ex prefetto, la situazione poteva essere gestita diversamente. Se ogni comune avesse dato la propria disponibilità, noi avremmo potuto raccogliere in ogni comune 20, 30, 40, 50 persone e quindi garantire a loro un'accoglienza più che dignitosa. Troppo, anziché tenerli sulla strada, agli al ghiaccio e creare gravi problemi di ordine pubblico, abbiamo dovuto gioco forza. Abbiamo dovuto adottare quella soluzione che ha dato tanti problemi a Venezia come altrove. Un vero e proprio sfogo quello raccolto da Ilaria Marchioli. Veniamo alla cronaca. Arresto e braccialetto elettronico per due cittadini stranieri che hanno picchiato e rapinato un 44enne presunto amante della moglie di uno di loro. Ha scoperto che la moglie lo tradiva e si è voluto vendicare col presunto amante aspettandolo con la complicità di un amico all'esterno di un circolo sportivo di Porto Gruaro per malmenarlo e rapinarlo. I carabinieri del posto, dopo la querela sporta dalla vittima 44enne, hanno individuato in poche ore i responsabili, un 40enne e un 30enne, entrambi stranieri, arrestandoli in flagranza differita. La vittima italiana sarebbe stata avvicinata dal coniuge della donna con la quale avrebbe intrattenuto la relazione e poi aggredita. I due gli avrebbero anche strappato con forza due magliette. Il racconto del 44enne è stato confermato dalle immagini di videosorveglianza del centro sportivo, grazie alle quali i militari dell'arma hanno potuto identificare i responsabili e poi arrestarli. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento al 44enne con applicazione di braccialetto elettronico per entrambi gli aggressori. Il viaggio di Anna Maria Parisi tra le case a trasfitte chiuse murate di Via Piave a Mestre con Michele Boato, consigliere di Ambiente e Bene Comune, e la testimonianza di Andreina, 68 anni, con uno sfratto alle porte. Il 19 dovrei lasciare la casa e non ho trovato assolutamente, nonostante abbia trovato anche attraverso il libero mercato che offre dei prezzi mostruosi, altissimi, nessuna soluzione abitativa. Andreina, 68 anni, di cui 40 trascorsi come impiegata in Prefettura Venezia, ufficio ragioneria. Sebbene proprietaria di un appartamento in centro a Mestre, per avversità e traversie familiari e legali, si è ritrovata a suo malgrado senza più la sua amatissima casa. Per vicissitudini di una causa legale non seguita per come sarebbe dovuta essere, mi si ritrovo senza casa. E adesso? Adesso, per le difficoltà che ci sono abitative qui a Mestre, è un problema trovare casa. Io ho un figlio con disabilità grave, non autosufficiente, che si trova presso una struttura, però lui ciclicamente veniva a casa da me. E in questo periodo che sto liberando la casa dai mobili, mio figlio non può venire a casa con me, ovviamente. Eppure di case ATER, Mestre, né Bulimica, più di un centinaio nella sola area di Via Piave e tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Fiume Montesanto, così Michele Boato, consigliere di Ambiente e Bene Comune, nel corso del sopralluogo attorno alle case sfitte chiuse e murate. Ci sono anche queste altissime grate. Vengono chiuse, vengono murate, vengono cementate con il principio della sicurezza, dicendo non possiamo restaurare, non abbiamo i soldi e le chiudiamo, punto e basta. Il problema è che invece i soldi ci sono. 85 milioni di avanzo di bilancio quest'anno e basta un milione per sistemare 25 case, cominciamo insomma. In costante aumento i casi di emergenza abitativa, tra gli ultimi in ordine di tempo in terraferma anche quello della mamma bengalese, che seppur in regola con il pagamento degli affitti nella sua casa di via Fapagna a Mestre, si è ritrovata giovedì scorso 7 novembre sfrattata con i suoi tre bimbi piccoli dall'ufficiale giudiziario. Stessa sorte cui andrà incontro anche la sfortunata Andreina il prossimo 19 novembre, sfortunata perché proprio lei tendeva una mano agli altri in quanto prima assessore comunale, poi consigliere di municipalità al sociale con Cacciari sindaco, ed ora si ritrova a suo malgrado dall'altra parte della barricata. È stata fatta la richiesta in questi giorni per avere una soluzione abitativa del comune, tenendo in considerazione che per dati certi ci sono case e dell'ATER e del comune, migliaia di case che sono sfitte.
E resta ancora irrisolto il caso, o meglio la questione casa, per Donatella Vescovo, la 56enne di Marghera, da tempo in emergenza abitativa con gravi patologie, una cartella clinica attestante gli infarti avuti nel 2014. Giovedì prossimo, 14 novembre, Donatella dovrà lasciare la casa che la ospita con il sussidio dei servizi sociali e si ritroverà nuovamente senza un tetto sopra la testa. Con un ISEE di 400 euro al mese e uno stipendio di nemmeno 200 euro mensili, nessuno è disposto a darmi una casa, di dice disperata Donatella, imprigionata tra le burocrazie degli uffici, con nessuno che fino ad ora sia riuscito concretamente a risolvere la sua grave situazione. E c'è un'altra testimonianza disperata, il drammatico racconto di Alessandro Bergamasco, 53 anni, di Mestre, costretto a vivere con l'anziana madre disabile al 100% tra pareti ammuffite e muri che cadono a pezzi. È tutto pieno di muffa, lei adesso l'ha scrostata? Sì, io ho scrostato tutto il muro, come che ci fa le prassi. Perché è tutto rotto qua? Perché io ho tolto via tutta la lapitura, si è staccato tutto. C'è una crepa, ha crepato le piastrelle, io ho dovuto toglierle perché poteva anche risultare pericolose, perché potevano mettere una pentola, e tutta la crepa che riguardava in alto in camera. C'era il tetto che era pericoloso. È venuto l'ingegnere con geometra, ho detto io come sistemare il tetto, visto che sono 40 anni che faccio muratore, di mettere un sostegno perché caricava tutto il peso verso la parete esterna. Infatti, si vede, ci sono tutte le crepe. Questa è la cucina, ma è un disastro per come sono messa la stanza, sì, i mobili. Ma voi non mangiate qua? No, mangiamo qua. Mangiamo qua e delle volte io vado a mangiare sopra con mia mamma perché per stare al caldo. Questo è un salotto che l'ho dovuto io usare come deposito perché si possono mettere le cose. Quell'albero là è un fico e sta crescendo sopra una fossa biologica come queste due. E mi sta entrando dentro casa, tutte le radici, le piante mi stanno camminando sopra questo tetto. E me le trovo davanti alla finestra. Tanto il latte, ogni volta tiro fuori delle grandi scuse che non hanno mai soldi per le manutenzioni, però hanno i soldi per fare i nuovi appartamenti. Questo è il reportage di Anna Maria Parisi da Via Montesanto. Voltiamo pagina alla 22esima edizione del Presepe di Sabbia, Jesolos and Nativity. Quest'anno avrà una scultura dedicata a Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellato lo scorso settembre in Corso del Popolo a Mestre, mentre insieme a un amico difendeva una ragazza da una rapina. Tra le 12 sculture che declineranno i temi di fratellanza, una rappresenterà la parabola del buon samaritano, che mette in risalto la misericordia e la compassione da mostrare verso il prossimo, proprio come ha fatto Giacomo, che a Jesolo tra l'altro è sepolto. L'inaugurazione di Jesolo and Nativity sarà il 29 novembre pomeriggio. Grande successo al Teatro Goldoni di Venezia per la 15ª edizione del premio studente atleta. Lorenzo Maier. Sport è il cuore, studio e passione, un binomio vincente per la crescita anzitutto umana di migliaia di bambine e bambini, ragazzi e ragazze della nostra città. Ed è ciò che anima anche il premio studente atleta, promosso dal Panathon Club di Venezia, presieduto da Diego Vecchiato. Splendida cornice il Teatro Carlo Goldoni, con una platea gremita di gente che ha ospitato la cerimonia presentata da Claudio Bonamano. Tanti i riconoscimenti consegnati. Regina di questa edizione, la parabolista azzurra Monica De Gennaro, libero degli Mocovogli, e oro alle Olimpiadi di Parigi l'estate scorsa. Sempre comunque un onore per me poter ricevere questo premio dopo che grandi campioni l'hanno ricevuto. E sì, sicuramente dopo l'Olimpiade che abbiamo vinto l'oro è stata un'emozione forte. E penso il sogno di una vita. Il campionato del movimento italiano sta crescendo e questo penso che sia quest'anno uno dei campionati più belli che c'è al mondo, e sicuramente anche col fatto che abbiamo vinto questa medaglia d'oro e si è mosso un po' tutto il movimento. Tra i premiati del Panathon Club Venezia per questa 15ª edizione anche il coach dell'Umana Reyer femminile Andrea Mazzon, Gianpaolo Mora, Antonino Sambo per il Venezia Lido Rugby, nonché Luiseria Schiavone e Lara Vignotto, mamma e figlia, per la Voga. A portare i saluti della città il vice sindaco di Venezia e assessore allo sport Andrea Tomaello e il governatore mondiale del Panathon Giorgio Chinellato. Stiamo lavorando per far crescere ulteriormente il nostro movimento
in quelle aree geografiche dove ancora non siamo presenti. Il mio sogno, il mio obiettivo su quale stavamo già lavorando è di aprire negli Stati Uniti, dove non ci siamo. Vorremmo riuscire a sbarcare in Australia. A proposito di sport, sconfitta amara questo pomeriggio per il Venezia, sconfitto 2-1 dal Parma in uno scontro diretto per la salvezza contro un Parma, per l'appunto, che non vinceva addirittura dal 24 agosto. I gondolieri sub tornano a immergersi nei canali di Venezia per recuperare i rifiuti ammassati sui fondali. In particolare domani tra le 8 e le 14 saranno impegnati in diversi rii della città: Rio di Santa Caterina, Rio dei Santi Apostoli, Cavidman, Rio di Santa Marina. Nel corso dell'ultima immersione, ad aprile, per la prima volta a Murano, i volontari avevano fatto registrare il record assoluto di rifiuti raccolti, ben 1600 chili totali. Non ho altri aggiornamenti da Venezia, quindi tutto per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.